Ciao ragazzi, il bullismo nei confronti del mio monopattino elettrico, o meglio, nei confronti di quello che rimane del mio monopattino elettrico, continua. Oggi volevo attaccare queste due ruote fuoristrada, se così le vogliamo chiamare, a questo monopattino per realizzare un super monopattino elettrico fuoristrada che poi tanto fuoristrada non è, anche se è da vedere. Perché ragazzi, questa è la versione ultimata del mio monopattino fuoristrada, super illegale, con batteria da 36 volt a 4 A, centralina da 3648 a 350 watt, due rotoni posteriori, hanno pure il frenadisco, ma questo coso non ha i freni, che non servono. E qua è fighissimo perché sembra un cerchio in lega, una macchina tipo una supercar, che ne so, figo, no? Dall'altro lato no, vabbè, perché la ruota posteriore di questo scooter elettrico che dovrò riparare prima o poi, questa è la ruota anteriore, quindi il mio nuovo monopattino elettrico con tre ruote, di cui una motrice anteriore e due fuoristrada posteriori. Sì, è la categoria completamente inutile, però ragazzi è divertente. Guardate come ho fissato la ruota posteriore con la fascetta per fissare i tubi per annaffiare. Dall'altro lato invece c'è un fastum. Assurdo, questo monopattino elettrico. Adesso facciamo una prova, dai. Senza freni, però la retromarcia, lo sapete? Mettiamo la retro. Ok, vediamo, non mi faccio malissimo.